Centro Etico Sociale Prato Santo è un luogo di connessione, di culture, di persone e di inclusione. Abbandonare alle volte anche un po' il semplicistico ragionamento della disabilità o dello svantaggio per aprire invece più a un discorso di competenze. Quindi non parliamo più di svantaggio, ma parliamo di persone che hanno determinate condizioni. Su queste condizioni però si può costruire qualcosa a diversi livelli. Dentro questo luogo abbiamo iniziato a ragionare su diverse attività che potessero mettere le persone nelle condizioni di rafforzare le proprie competenze in connessione con la realtà del territorio. Questo luogo è accessibile a chiunque, al singolo cittadino, alle associazioni che ne fanno richiesta, e può essere utilizzato o pagando l'affitto della sala oppure come una sorta di banca ore. Utilizzo uno spazio e restituisco la mia competenza, quindi un'associazione che ha bisogno della palestra per provare per 5 mesi poi restituisce un corso gratuito ai cittadini di Nuoro. È un luogo che ospita l'alternanza scuola-lavoro, che ospita cittadini beneficiari di misure di abbattimento della povertà, ha ospitato progetti di vita indipendente dedicati a chi aveva disabilità psichiche, ragazzi articoli 25 dei servizi sociali. Da questo sviluppo di life skills, continuando su questo percorso, abbiamo fatto un passo in avanti. E abbiamo deciso di scommettere sulle politiche sociali attive per quanto riguarda il lavoro, quindi sempre mantenendo questa filosofia che è quella delle competenze di vita, abbiamo voluto scommettere insieme in un progetto innovativo, un progetto pilota, in laboratori che fossero un po' più corposi e che potessero dare accesso alla qualifica delle competenze, quindi che restituissero ai singoli partecipanti un qualcosa di spendibile anche nel mondo del lavoro. Questo posto vede un'affluenza media di 1500 persone l'anno. Solamente in questi 4 anni operativi più di 90 tra enti e associazioni hanno avuto modo di collaborare con questo spazio. La struttura sono 1200 metri quadrati. Ragionando anche su un altro concetto importante, quello dell'ecosostenibilità, abbiamo iniziato a organizzare l'identità interna di questo luogo, la sala relax. Grazie anche da un lato alle risorse che ha messo a disposizione il Comune di Nuoro, ma dall'altro anche alle diverse sinergie e raccolta fondi attraverso la partecipazione alle bandi, ci ha permesso di aggiudicarci un appalto per un progetto verso i rifiuti zero. E questo progetto prevedeva proprio il riutilizzo dei prodotti. Un altro spazio interessante è l'ecosartoria. La sartoria è abitata, diciamo, adesso da un collettivo di 2 giovani donne che si sono inventate una professione, quella del riutilizzo dei banner pubblicitari, dei PVC e delle cinture di sicurezza. Queste ragazze hanno occupato lo spazio e per nostra fortuna e per la fortuna adesso sono anche titolare di un microcredito che gli permetterà poi di costituirsi in azienda e sviluppare la propria attività imprenditoriale. Un altro luogo interessante è la falegnameria, che ha tenuto un po' la sua versione classica, quella di produzione di oggetti in legno, ma attraverso i corsi di formazione, adesso anche attraverso le collaborazioni con l'amministrazione comunale, siamo riusciti a declinare anche verso la città, quindi la costruzione di arredi urbani dedicati ai parchi giochi. Tale che abbia permesso piccole esperienze di persone che si impegnano per cambiare veramente qualcosa nel loro piccolo, e questa cosa ha poi un'influenza enorme sia sulle persone che ci provano, ma anche su quelle che piano piano si avvicinano. L'Italia che cambia è riconoscere la peculiarità dei territori, riconoscerne il valore, riconoscerne l'autonomia e quindi crescere.
piano, puoi fermare.